tutti, popolo di YouTube e di Facebook. Oggi presentiamo le arancine siciliane. Per preparare le arancine siciliane occorre riso con il chicco grosso, sale, pepe, dado, burro, foglie di alloro, acqua e giallo zafferano. Adesso vi faccio vedere come si procede. Prendiamo una pentola e misuriamo l'acqua. Acqua per un chilo di riso ce ne va 2,5 litri. Mettiamo 20 g di dado. Grammi di sale, 1 pizzico di pepe, 100 g di burro, mettiamo 8 foglie di alloro, 2 buste di giallo zafferano. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio di legno. Allora, riepiloghiamo: 2,5 litri di acqua, 100 g di burro, 10 g di sale, 20 g di dado. Adesso siamo pronti per metterlo sul fuoco, portarlo in ebollizione e dopodiché versare 1 chilo di riso. Accendiamo il fuoco. E aspettiamo che comincia a bollire. Vi faccio notare che il riso deve essere con un chicco grosso per fare le nostre arancine siciliane. Vediamo se sta bollendo. Infatti. Allora, cosa importante prima di versare il nostro riso: mettere il fuoco a bassissima fiamma. Versiamo il nostro chilo di riso. E ricordatevi questo metodo: versiamo il riso con il fuoco basso, non mescoliamo. Facciamo asciugare tutta l'acqua con il riso e dopodiché il nostro riso per le arancine è pronto. Vi dico questo metodo di non mescolare perché se voi mescolate di tanto in tanto dovete mescolare e questa cosa scoccia. Allora, per evitare di mescolare in continuazione, noi non versiamo il riso, non mescoliamo. Facciamo asciugare l'acqua e il riso non si attacca. Adesso facciamo asciugare tutta l'acqua e proseguiamo la cottura. Come vedete, passato 15 minuti, il nostro riso comincia ad assorbire l'acqua. Diamo una mescolata. E il nostro riso è pronto. Lo versiamo adesso in una teglia molto ampia per farlo raffreddare.
come vedete, senza mescolare, la pentola è rimasta pulita senza attaccarsi il riso.